Romeo e Giulietta di William Shakespeare, atto secondo. Cella di frate Lorenzo. Il mattino dagli occhi grigi sorride alla cupa notte, mandando strisce di luce verso le nuvole d'oriente, e l'oscurità già livida di macchie, come un ubriaco che barcolla, si allontana dal sentiero del giorno e dalle ruote di fuoco del titano. Ora, prima che il sole giunga con il suo occhio di fiamma a rallegrare il giorno e ad asciugare l'umida rugiada della notte, io devo riempire questo paniere di vimini con erbe velenose e fiori dal succo prezioso. La terra è madre e tomba della natura. Il suo sepolcro è il grembo dal quale ha origine la sua vita. E noi vediamo nascere da questo grembo figli di varie specie che succhiano dal suo seno, alcuni ottimi per numerose virtù, nessuno che ne sia privo, e ognuno differente dall'altro. Oh, come grande e potente è la virtù che risiede nelle piante, nelle erbe, nelle pietre e nelle loro più segrete qualità. Infatti nulla esiste sulla terra di così umile che non possa dare alla terra qualche bene particolare, e nulla è così buono che, sviato dal suo uso, non si ribelli alla sua vera natura, cadendo nell'abuso. La virtù stessa, male adoperata, può diventare un vizio, e qualche volta il vizio si nobilita per la sua azione. Sotto la tenera membrana di questo fragile fiore c'è insieme un veleno e un potere medico. Infatti, se lo odori, eccita ogni tuo senso. Se lo assaggi, ferma il cuore e tutti i sensi. Come nelle erbe, così nell'uomo stanno accampati due re nemici, la grazia e la volontà spietata. E quella pianta dove predomina la peggiore di queste forze è presto divorata dal cancro della morte. Buongiorno, padre. Benedicite. Quale voce mi saluta tanto dolcemente di primo mattino? Mio giovane figliolo, se tu dai così presto il buongiorno al tuo letto, ciò significa che qualcosa agita la tua mente. O se non è così, credo di indovinare. Il nostro Romeo questa notte non è andato a dormire. Quest'ultima tua ipotesi è vera, ma il mio riposo è stato più dolce delle altre notti. Dio perdoni il tuo peccato. Sei tu stato con Rosalina? Con Rosalina? No, mio padre spirituale, io ho dimenticato quel nome e ogni sua tristezza. Bene, figliolo, ma dove sei stato allora? Te lo dirò prima che me lo domandi un'altra volta. Sono stato in una festa in casa del mio nemico. E là di colpo fui ferito da chi avevo ferito. Non c'è che un solo rimedio per tutte e due, ed è il tuo aiuto e la medicina benedetta che tu ci darai. Io non odio nessuno, padre. E come vedi, ti prego anche per il mio nemico. Sì, chiaro, mio buon figliuolo. E dimmi brevemente il significato del tuo discorso. Una confessione ambigua non può avere che una soluzione poco chiara. Allora ti dirò apertamente che il mio cuore ha posto il suo amore più caro nella bella figlia del ricco Capuleti. E come il suo amore è posto nel mio, così il mio è nel suo. Tutto è combinato fra noi, resta solo da fare ciò che spetta a te. Celebrare il santo matrimonio. Quando, dove e come ci siamo incontrati, abbiamo parlato d'amore, ci siamo scambiata la nostra promessa, te lo dirò strada facendo, ma intanto ti prego di farci sposare oggi stesso. Benedetto San Francesco, che mutamento è questo? Hai già dimenticata Rosalina, che dicevi di amare così teneramente. Allora l'amore dei giovani non si trova nel cuore, ma solo negli occhi. Gesù Maria, eppure quante lacrime hanno bagnato le tue pallide guance.
Quanta acqua salata hai sparso inutilmente per dare sapore a un affetto che ora non vuoi più gustare. Il sole non ha ancora schiarito il cielo dalla nebbia dei tuoi sospiri e i tuoi lamenti d'un tempo risuonano nel mio orecchio. E qui, sulla tua guancia, è rimasto il segno di un'antica lacrima che non si è ancora asciugata. Sei tu dunque mutato. Allora ripeti questa sentenza. Le donne possono cadere, dato che agli uomini manca ogni forza. Ma tu mi hai spesso rimproverato perché amavo Rosalina. Non di amarla, ma la tua furia nell'amore, mio figliolo. E mi hai pure suggerito di seppellire quest'amore. Ma non di mettere un amore nella tomba per tirarne fuori un altro. Ti prego, non rimproverarmi. Quella che amo ora mi rende grazia per grazia, amore per amore. L'altra non faceva così. Perché aveva capito che il tuo amore recitava a memoria e non sapeva né leggere né scrivere. Ma vieni, volubile ragazzo, vieni con me. Andiamo. Per una sola ragione io voglio aiutarti. Perché questo matrimonio potrebbe far mutare in sincero amore l'odio delle vostre famiglie. Una strada. Ah, ma dove diavolo sarà questo Romeo? Non è tornato a casa stanotte? A casa di suo padre no, ho parlato col suo servo. Certo, quella pallida sgualdrina dal cuore duro, quella Rosalina lo tormenta fino a farlo diventare pazzo. Tebaldo, parente del vecchio Capuleti, ha mandato una lettera a casa di suo padre. Una sfida, certo. Romeo gli risponderà. Chiunque sa scrivere può rispondere a una lettera. Ma no, volevo dire che risponderà con la sfida che gli ha scritto la lettera. Sfida per sfida. Povero Romeo! Sei già morto! Ferito dagli occhi neri di una bianca fanciulla, colpita all'orecchio da un canto d'amore, trafitto nel centro del cuore dalla freccia del piccolo arciere cieco. Ti pare un uomo che può battersi con Tebaldo? Perché? Che è? Che cos'è dunque questo Tebaldo? Certo, più del principe dei gatti. Te lo posso assicurare. Ah, egli è un valoroso campione di cerimonie. Si batte con la stessa facilità con la quale tu canti un'arietta. Sa tenere il tempo, la distanza, la misura. Ti fa prendere fiato in una pausa e poi un, due, tre, è nel tuo petto. È proprio un beccaio dai bottoni di seta. Un vero maestro di spada, uno spadaccino, un gentiluomo di antica stirpe. Ah, che immortale passato, che punto reverso, che hai! Ma che stai dicendo? Peste ai grotteschi balbuzienti, bizzarri, ambiziosi, a questi nuovi coniatori di parole. Oddio mio, che buonissima lama, che grand'uomo, che perfetta puttana. Ah, vecchio mio, com'è triste essere afflitti da questi mosconi stranieri, da questi figurini della moda, da questi pardonnez-moi, che tengono tanto all'ultimo modello e per non sciuparlo hanno paura di sedersi comodamente sulle vecchie panche. Ah, quei loro bon, quei loro bon. Ah, ecco Romeo. Guarda com'è secco e sfiancato, sembra una ringa senza uova. Oh, carne, carne, diventata pesce. Guarda, ora è per le rime nelle quali Petrarca era molto versato. Laura, al paragone della sua donna, era una lavapiatti, però aveva un amante più abile nel cantarla. Didone, una cialtrona, Cleopatra, una zingara. Elena ed Ero, miserabili puttane, Tisbe, nient'altro che un occhio di gatto o qualcosa di simile, ma questo non importa. Oh, signor Romeo, bonjour. Beh, ecco un saluto francese per le tue brache alla francese. Ce l'hai fatta bella stanotte, eh? Buongiorno a tutte e due. Ma cosa ho fatto? Come, ti sei ritirato di colpo, signore? Una ritirata, capisci? Pardon, mio buon Mercuzio, avevo un grande affare e in un caso come il mio un uomo può anche forzare la cortesia. Il che vuol dire che un caso come il tuo forza un uomo a piegarsi sulle natiche per fare un inchino. L'hai capita nel modo più gentile. Certo, è un'interpretazione molto cortese. Una vela! Una vela! Due, due! Una camicia da uomo e una da donna! Dietro!
Che c'è? Il mio ventaglio, Pietro. Daglielo, mio buon Pietro, così potrà nascondere la faccia. Quella del ventaglio è più bella. Dio vi conceda il buongiorno, signore. E a voi la buonasera, bella gentildonna. È già ora della buonasera. Credo proprio di sì, poiché l'asta della meridiana è sul buco del mezzogiorno. Ma che uomo siete! Mia gentildonna, un uomo che Dio ha creato per far danno a se stesso. Parola mia, veramente ben detto, questo per far danno a se stesso. Signori, qualcuno di voi sa dirmi dove posso trovare il giovane Romeo? Ah, posso dirvelo io. Ma il giovane Romeo, quando l'avrete trovato, sarà più vecchio di quando lo cercavate. Ah, bravo. In mancanza di peggio, io sono il più giovane di questo nome. Va bene. Come? Va bene il peggio? Che saggezza, che saggezza! Se siete voi, Romeo, signore, desidero farvi una confidenza. Vorrà forse comunicargli un invito a cena? Attenzione! Una ruffiana! Una ruffiana! Una ruffiana! Là! Attenzione! Cosa hai trovato? Non certo una lepre, signore. A meno che non sia una lepre, signore, da pasticcio di quaresima che sa di muffa prima di essere mangiata. Beh, Romeo, non vieni da tuo padre? Noi andiamo a pranzo a casa tua. Addio, vecchia signora. Una vecchia lepre che puzza di muffa. Una vecchia lepre che puzza di muffa. È un'ottima pietanza di quaresima. È un'ottima pietanza di quaresima. Ma una lepre che puzza di muffa è anche troppo per 20 persone. Se già puzza di muffa alla vista. Addio, vecchia signora! Sì, addio. Vi prego, signora, ditemi, che tipo di sfacciato mercante era costui con tutta quella volgare merce alla forca? Un gentiluomo, nutrice, che gode ad ascoltarsi quando parla e che in un minuto è capace di dire più parole di quelle che ascolta in un mese. Se crede di parlare contro di me, lo saprò mettere a posto. Forse più forte di quanto è e più forte di 20 pezzi da forca simili a lui. E se non basterò io, troverò chi mi aiuterà. Volgare furfante! Non sono una delle sue puttanelle, io, eh? Non sono una della sua brigata! E tu, Pietro, come puoi ancora stare lì fermo e tollerare che un qualsiasi farabutto si serva di me per il suo piacere? Io non ho mai visto un uomo servirsi di voi per il suo piacere. Io ve lo giuro davanti a Dio. Io sono così inviperita che tremo tutta. Volgare farabutto. Vi prego, signore, una parola. Come vi stavo dicendo, la mia giovane padrona mi ha mandato a cercarvi. Terrò per me quello che mi ha ordinato di dirvi. Ma lasciate che prima di tutto vi dica che se avete intenzione di condurla nel paradiso dei pazzi, come si dice, vi comportereste, come si dice, in un modo indegno, perché la gentildonna è giovane e se credete di fare con lei il doppio gioco sarebbe una cattivazione verso una gentildonna e il vostro modo di comportarvi è veramente meschino. Nutrice, puoi raccomandarmi alla tua signora e padrona? Io ti giuro. Oh, che buon cuore! Io vi assicuro che le dirò tutto, signore, signore, sarà una donna felice. Ma e che le dirai, nutrice, se ancora non ho parlato? Le dirò, signore, che voi avete giurato, e secondo me questa è una promessa di gentiluomo. Dille che trovi nel pomeriggio un pretesto per andare da frate Lorenzo a confessarsi, e nella sua cella infatti si confesserà e si sposerà. Questo per il tuo disturbo. No, 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 signore, neppure un soldo, veramente. Sì, andiamo, accettalo, ti dico. Oggi nel pomeriggio, signore, va bene, sarò là. E tu, buona nutrice, alla stessa ora aspetta dietro il muro del convento. Il mio servo ti porterà una scala di corda che nel segreto della notte mi porterà in alto, al colmo della felicità. Addio. Sii fedele, io compenserò le tue fatiche. Pietro. Eccomi. Prendi il mio ventaglio e va avanti.
Battevano le 9 quando ho mandato la nutrice ed essa mi ha assicurato che sarebbe ritornata in una mezz'ora. Forse non è riuscita a trovarlo. No, no, non è così. Oh, ma è zoppa! Messaggeri d'amore dovrebbero essere i pensieri che corrono 10 volte più rapidi dei raggi del sole quando cacciano le ombre dalle cime dei monti. Per questo colombe dalle ali veloci portano amore e per questo Cupido fulmina come il vento alle ali. Il sole è già al punto più alto del suo corso e dalle 9 alle 12 vi sono 3 lunghe ore ed essa non è ancora tornata. Oh, se il suo cuore fosse agitato dagli affetti e dal sangue caldo della giovinezza, essa si muoverebbe rapida come una palla. Le parole mie la lancerebbero verso il mio dolce amore e quelle di Romeo verso di me. Ma i vecchi molte volte sembrano già morti, incerti, lenti, pesanti e lividi come il piombo. Dio mio, eccola! Che notizia mi porti, cara nutrice? L'hai veduto? Manda via quell'uomo. Pietro, aspettami fuori dalla porta. Dunque, mia buona, dolce, cara nutrice. Oddio, oddio, perché hai un aspetto così triste? Anche se le notizie sono cattive, dimmele sorridendo. Se sono buone, non guastare la loro dolce musica suonandole con un viso così duro. Sono stanca. Lasciatemi riposare un momento. Oh. Ai, come mi fanno male le mie ossa. Ai, che corsa che ho fatto. Come volentieri ti darei le mie ossa per avere le tue notizie. Su, parla. Ti prego, cara, cara nutrice, parla. Gesù, che fretta. Ma non potete aspettare un istante. Non vedete che sono senza fiato? Come puoi essere senza fiato? Se hai fiato per dirmi che sei senza fiato. La scusa per non parlare subito è più lunga del racconto che ti scusi di non poter fare. Insomma, le notizie sono buone o cattive? Rispondi almeno a questo. Dimmi o l'una o l'altra parola e poi aspetterò il resto. Accontentami. Sono buoni o cattivi? E il vostro amore, da gentiluomo onesto, cortese, gentile, bello e ve l'assicuro virtuoso, mi ha detto... Ma dov'è vostra madre? Dov'è mia madre? Perché? È in casa, dove dovrebbe essere? Che strano modo di rispondere. Il vostro amore da gentiluomo onesto, dov'è vostra madre? Madonna santa, ma se vi scaldate così presto, vergine mia, vi lascio immaginare. E questo sarebbe il balsamo per le mie ossa doloranti. D'ora in poi i vostri messaggi li porterete voi stessa. Oh, quante storie! Su, che cosa dice Romeo? Avete avuto il permesso di andare oggi a confessarvi? Sì. Allora andate presto da frate Lorenzo. Là c'è un marito che vuole farvi sposo. Ecco che il sangue ardente vi sale alle guance. Dopo quello che vi dovrò dire, diventeranno scarlatte. Correte in chiesa. Io andrò da un'altra parte a prendere una scala con la quale il vostro amore, appena fatto buio, salirà come al nido di un uccello. Ora lavoro come un facchino per la vostra felicità, ma stanotte il peso lo porterete voi. Andiamo, io vado a cenare e voi correte presto da frate Lorenzo. Volo verso la suprema felicità. Addio, mia buona nutrice. Cella di frate Lorenzo. Il cielo sorrida felicemente a questo sacro rito e che l'avvenire non lo rimproveri con qualche dolore. Amen, amen. Ma nessun dolore potrà mai uguagliare la gioia che mi dà un solo istante della sua presenza. Congiungi le nostre mani con le tue devote parole, poi sia fatta la volontà della morte, che divora l'amore. Io voglio soltanto chiamare mio, il mio amore. Le gioie violente hanno fine violenta e muoiono nel loro trionfo come il fuoco e la polvere che si consumano in un bacio. Il miele più soave nausea per la sua troppa dolcezza e basta assaggiarlo per non averne più desiderio. Amatevi dunque, con misura, così l'amore durerà più a lungo. Chi è troppo veloce arriva tardi, come chi va troppo lentamente. Ecco la fanciulla, oh... Un piede così leggero non consumerà mai la pietra eterna.
Buonasera, mio padre spirituale. Romeo ti ringrazierà per tutti e due, figliola. E saluto anche lui, altrimenti non meriterei il suo ringraziamento. Oh, Giulietta, se la misura della tua gioia è piena come la mia e la tua arte è superiore alla mia nell'esprimerla, allora fa dolce col tuo respiro l'aria che ci circonda e lascia che la suave armonia della tua voce esprima la felicità sovrumana che noi riceviamo l'uno dall'altro con questo caro incontro. Il sentimento, più ricco di sostanza che di parole, si vanta della sua essenza, non delle forme vane. Solo i poveri possono contare le loro ricchezze, ma il mio amore sincero è cresciuto in così forte misura che io non posso calcolare nemmeno la metà della mia ricchezza. Giulietta. Venite con me, faremo in fretta. Con vostro permesso non posso lasciarvi soli finché la Santa Chiesa non vi abbia uniti in una sola persona. Abbiamo trasmesso il secondo atto di Romeo e Giulietta di William Shakespeare.